giornalista del Corriere della Sera in giro per il mondo per alcune conferenze sul Vicino Oriente. E qui si trova anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI e ambasciatore di Papa Francesco in giro per il mondo per trovare la via della pace. Il porporato, che mi onora da tempo della sua stima e amicizia, ha pronunciato una frase che mi ha molto colpito, in quanto non soltanto fotografa la verità, ma svela come il suo prestigioso ruolo possa diventare decisivo. Lo sforzo, ha detto Zuppi, è trovare la soluzione che garantisca i diritti delle due parti, israeliani e palestinesi. C'è tanto bisogno di una leadership palestinese che sia autorevole e in grado di difendere il suo popolo. E ancora in crescendo, Hamas è il peggior nemico del popolo palestinese. Non c'è niente da fare. L'autorevole cardinale conosce perfettamente come è nato e chi ha creato Hamas. Verità da brividi, che ahimè conoscono quasi tutti, me compreso, e che troppi cercano di dimenticare. Hamas è stato inventato da Israele per contrastare il potere laico di Yasser Arafat, che riscuoteva troppe simpatie in Occidente e il sostegno in tutto il mondo. Lo crearono spedendo un gruppo di palestinesi fanatici sulle montagne del sud del Libano proprio agli israeliani. Il video l'ho fatto ascoltare venerdì ai 300 ragazzi del liceo classico Doria di Genova. Ha sconvolto molti, anche se tanti già conoscevano i retroscena storici di una pagina assai amara e triste della storia di Israele. Ho detto io ai ragazzi, dopo avervi fatto ascoltare le testimonianze che ho raccolto di persona, sia della loro primo ministro israeliano, Yitzhak Rabin, che poco dopo fu ammazzato da un terrorista, Yigal Amir, in piazza Tel Aviv, dove il premier teneva un comizio, e sia dal presidente egiziano Hosni Mubarak, che ascoltò da Rabin l'incredibile verità, sia dalla loro re di Giordania Hussein, entrambi sconvolti dalla folle notizia. Nella vita, se si cerca ostinatamente la verità, senza guardare in faccia a nessuno, come dovrebbe essere il compito e il dovere esclusivo di ogni giornalista, troppi si abbandonano alle convenienze o al silenzio, manipolati dall'orgia di fake news e da altre pietose bugie le quali sempre vengono diffuse a man bassa, soprattutto per i più creduloni e ignoranti, intimoriti dalla cultura e dallo studio su tutte le più delicate crisi del mondo. Spero di aver convinto i ragazzi che ascoltavano a leggere, a studiare, a diffidare delle menzogne e a fidarsi soltanto delle persone degne di totale fiducia. Il momento è davvero difficile e anche io che ho seguito 10 guerre nel mio Corriere della Sera sono molto ansioso, non per me, per la vita ho avuto un po' di tutto, ma per i giovani che dovranno affrontare un futuro complesso e tempestato di pericoli e trappole. Antonio Ferrari, pericoli e trappole.